Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Campora San Giovanni per un'iniziativa molto interessante e io direi anche lodevole, perché c'è la presentazione di un manuale scritto da Salvatore Garbato e si occupa non solo di make-up, ma si occupa proprio di una tematica che è quella, insomma, delle donne che escono o comunque stanno vivendo una malattia e hanno voglia e diritto di sentirsi belle. E quindi chiediamo a lui, che da anni si occupa di make-up, il motivo che lo ha spinto a scrivere questo manuale e soprattutto l'importanza sociale di questo messaggio che lui oggi manda a tutti noi. Beh, grazie dell'invito a Liberi TV e soprattutto grazie alla farmacia De Grazia che mi ha invitato questo pomeriggio a Campora San Giovanni nella presentazione di questo manuale Garbato di make-up, e soprattutto anche alla nostra Roberta Cello, che ha voluto fortemente questo pomeriggio per dedicare questo manuale a un'associazione contro le leucemie. Quindi siamo qui a presenziare proprio in questo pomeriggio con la presentazione di questo manuale. Una domanda: una donna quando si trucca sicuramente acquisisce anche sicurezza, anche una donna che magari si vede brutta, invece in realtà il make up, in questo caso ancora di più quando vivi una malattia, hai la possibilità di sentirti finalmente una persona, non normale perché è un termine che non mi piace, ma sicuramente bella, perché comunque ognuno ha diritto a sentirsi bello dentro e anche fuori. Beh, la truccoterapia vuole essere proprio un progetto cosmetico per approfondire la propria autostima, quindi cosa c'è di meglio di questo manuale vi aiuterà a rendervi felice, cosa c'è di meglio della felicità? Oggigiorno la felicità è difficile da ricercare, però è anche bello che questo manuale, se non ho capito male, il ricavato verrà devoluto interamente all'AIL, giusto? Questo pomeriggio il ricavato di questo manuale verrà devoluto appunto all'Associazione contro le leucemie, quindi andremo a sensibilizzare un po' anche tutte le donne che ci verranno a trovare questo pomeriggio, che questo manuale vuole essere appunto un supporto, ma vuole essere anche uno scopo benefico per una giusta causa. Io direi che questo manuale addirittura potrebbe essere regalato, quindi chi volesse, non so, fare un regalo a una persona speciale, regalare il manuale di Salvatore Garbato è veramente, secondo me, un gesto di solidarietà e non solo, perché ti prendi cura di qualcun altro dicendo sei bella, e insomma quando dici a una persona sei bella già ti carichi, o no? Sì, perché noi in effetti guardiamo troppo la bellezza esteriore, mai la bellezza interiore, che è un aspetto fondamentale. Quindi questo manuale, come vi dicevo poc'anzi, è un supporto e è anche stato definito una narrazione alla donna, è stato definito una coccola. Quindi leggetelo, queste 100 copie che oggi verranno consegnate all'associazione, anche se non verranno tutte consegnate in questo pomeriggio, c'è la possibilità nei prossimi giorni di poter avere una copia e per fare appunto dare un contributo a questa associazione. Quindi prendetevi cura della persona che scegliete, insomma, di dedicare, insomma, questo libro, oppure prendetevi cura di voi stessa. Questo è un libro molto bello, regalato da Salvatore Garbato proprio oggi, approfittatene. E approfittate magari per cercare il contatto, penso, su Facebook, si potrà tranquillamente contattarti per fare anche, non so, altre presentazioni in giro per la Calabria. Certo, noi siamo qui, anzi, con molto piacere siamo venuti in un pomeriggio abbastanza caldo, però con molto piacere, quindi grazie ancora dell'invito. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Campora.